mi ritengo molto soddisfatta. Nella campagna di prevenzione abbiamo avuto diversi anziani con forme di demenza conclamata che sono venuti quindi da noi per avere un sostegno soprattutto da un punto di vista terapeutico, ma abbiamo visto anche dei pazienti con i sintomi iniziali di deterioramento cognitivo, per cui ho potuto anche un po' instradarli ad esami diagnostici e a una terapia iniziale per poter eventualmente controllare questi sintomi. Devo dire che la soddisfazione è legata soprattutto alla maggiore attenzione che si sta rivolgendo a questo tema in un territorio in cui mi sembra, insomma, se ne parli poco. Un territorio dove la geriatria non è particolarmente presente, non c'è una particolare attenzione. E invece mi sembra che ci sia una sorta di risveglio, soprattutto da parte dei parenti, dei familiari di questi pazienti. E a questo proposito, appunto, rivolgerei proprio un appello a chi nella propria famiglia nota eventualmente delle alterazioni dello stato cognitivo, in particolare per esempio qualche deficit di memoria importante, la memoria a breve termine, persone che chiedono sempre la stessa cosa o ripetono sempre la stessa cosa, il dimenticare frequentemente dei nomi anche di familiari o di persone ben conosciute, il disorientarsi in ambienti familiari o anche altri sintomi sospetti. Questi possono essere dei campanelli di allarme per una forma di declino cognitivo. Altra cosa importante è prestare attenzione alle forme depressive. Molto spesso la depressione, un'alterazione in genere importante del tono dell'umore, ma in particolare la depressione, può essere proprio l'inizio di una forma di demenza. Per cui è importante eventualmente curare queste alterazioni del tono dell'umore, perché il trattamento corretto può aiutare a ritardare l'insorgenza di alcune forme di demenza. Quindi è importante stare attenti ai campanelli d'allarme iniziale. Chiaramente la geriatria non è soltanto deterioramento cognitivo, la geriatria è attenzione e cura di tutte le patologie dell'anziano. Il compito di un geriatra è quello di fare un po' una revisione completa delle condizioni cliniche ed eventualmente anche dei trattamenti in atto. Visti i risultati entusiasmanti di questa campagna di prevenzione, vista l'attenzione che c'è stata per essa, sarà nostra cura ripeterla nel prossimo anno.